un'idea di Giuseppe che in realtà ha visto da Alfred Moser, che è appunto un meccanico brasiliano che ha pensato bene di inserire una bottiglia sul tetto delle case, mettendo una parte all'interno e una parte all'esterno. Noi abbiamo creato una pseudo stanza fatta con un cartone, no? Da imballaggio, abbiamo inserito metà bottiglia dentro e metà fuori, abbiamo messo della candeggina per stabilizzare l'acqua, evitare che si possano formare delle alghe all'interno e quindi possano poi rendere meno limpida l'acqua. E a questo punto inseriamo il nostro cellulare, lo faccio in questo modo, per vedere se effettivamente riusciamo ad amplificare la luce che dall'esterno, che sta riprendendo il nostro collega, avviene nell'ambiente chiuso. 40-50 watt dovrebbe essere la potenza raccontata. Non stai riprendendo, ma stai proiettando la luce, scusami. Quindi provo a ruotare il tutto, lo inserisco qua dentro. Ok, stiamo riprendendo. Voi state vedendo quello che accade, noi no, adesso lo vedremo in un secondo momento. Dopo la ripresa, togliamo tutto dalla nostra lampadina. Abbiamo messo anche uno sportellino per spiare dentro. Apri pure lo sportellino e vediamo se la ripresa, ecco, rende un po' l'idea. Ok.